consigliera del Consiglio di Disciplina Territoriale di Campania e Lazio, Campania e Lazio, che ci parlerà del ruolo del tecnologo alimentare e come si interfaccia con le istituzioni. Buon pomeriggio, è un piacere stare qui con voi questo pomeriggio e parlare appunto della nostra figura professionale in rapporto a quelle che sono le istituzioni, quindi sostanzialmente il rapporto del tecnologo alimentare con la pubblica amministrazione. Eccolo qui, dovrebbe essere questo preparato, un piccolo PowerPoint, poche slide, giusto per rimarcare, allora, un attimo solo. Allora, quindi dicevamo, mi ricollego a quanto è stato detto dai relatori precedentemente rispetto al ruolo del tecnologo alimentare in ottica di etica e di deontologia professionale. Chiaramente io sono un tecnologo alimentare dal 2002 e da un po' di anni mi interfaccio con la pubblica amministrazione, sia in merito al monitoraggio di servizi di ristorazione collettiva prevalentemente scolastica e nell'ultimo anno anche in ambito di direzione di esecuzione di capitolati, e quindi vi porterò un po' anche la mia esperienza collegando le nostre competenze con quelle che le responsabilità che noi nelle quali incorriamo, avendo sempre come filo conduttore l'etica e il codice deontologico, che chiaramente sono il filo conduttore che guida sostanzialmente le nostre competenze professionali. Quindi in ambito di pubblica, di competenze, la nostra figura, la nostra professione viene riconosciuta come una professione tecnico-scientifica con elevata specializzazione, e negli ultimi anni anche le pubbliche amministrazioni hanno valorizzato e riconosciuto queste competenze, in quanto attraverso un percorso fatto di esperienze che hanno consentito l'acquisizione di capacità relazionali, flessibilità e affidabilità, hanno permesso a una figura professionale quale la nostra di essere punto di riferimento per un supporto tecnico-scientifico in determinati ambiti, e nello specifico mi riferisco alla ristorazione collettiva. Come è stato citato anche precedentemente, la formazione è un elemento indispensabile, per dire peculiare, indipendentemente dal codice deontologico e dall'iscrizione ad un ordine, in quanto, come è stato anche sottolineato dal Presidente, la formazione continua consente a tutti noi professionisti di professare appunto l'esercitare la professione, in quanto noi ci muoviamo sempre in un campo oltre che tecnico-scientifico, soprattutto legislativo, in quanto gli adempimenti cogenti in merito alla sicurezza alimentare sono in continua evoluzione, quindi tenendo conto non solo un panorama regionale o nazionale, ma addirittura europeo e anche extra UE in alcuni casi. Quindi noi dobbiamo continuamente aggiornarci per avere, per essere un supporto valido per le aziende, ma anche per utilizzare queste competenze per migliorare quelli che possono essere i processi produttivi, le procedure gestionali e tutto quello che ne consegue, che è sempre chiaramente collegato alla formazione continua. Quindi questi elementi in ambito con la pubblica amministrazione diventano pertanto degli elementi peculiari, e che la figura appunto della nostra figura professionale riscuote un'importante valenza non soltanto quindi con enti pubblici quali comuni per esempio, ma anche presso tribunali con attività arbitrali e peritali, per cui l'iscrizione all'ordine diventa un elemento fondamentale, come così viene ricordato. Alla base di tutto questo comunque è chiaro che il tecnologo alimentare deve perseguire e tutelare la salubrità degli alimenti, la sicurezza alimentare deve essere salvaguardata. Vi lascio immaginare cosa significa tutelare la salute pubblica in ambito di ristorazione collettiva con le mense scolastiche per esempio, quindi cercare attraverso degli incarichi che non sono soltanto di monitoraggio e verifiche ispettive
presso appunto i siti, diciamo, dove viene somministrato il pasto, ma spesso, diciamo, incarichi come direzione di esecuzione di capitolati diventano delle grandissime responsabilità, in quanto la nostra figura si trova al super partes, se vogliamo, tra società appaltante e stazione appaltatrice, per cui cercando di ottemperare sia al capitolato, ma di adempiere a tutte quelle misure che possono andare incontro alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità delle filiere agroalimentari, ma anche alla riduzione degli sprechi. Ovviamente vi porto un piccolo esempio: nelle situazioni, diciamo, di ristorazioni collettive ante-Covid e durante il Covid e post-Covid, in alcuni comuni sono state, diciamo, implementate, per così dire, delle misure straordinarie, quindi implementando, diciamo, delle procedure con extra costi, passi monosigillati, termosaldati, per garantire la salubrità degli alimenti e per ridurre, diciamo, il contagio SARS-CoV-2. Nell'ultimo periodo, quindi da settembre, volendo, quindi dal 3 ottobre esattamente, quando è ripreso il servizio di ristorazione collettiva presso le scuole, queste misure sono state ripristinate ante Covid e questo ha comportato i comuni ad avere, diciamo, una situazione inizialmente di indecisione, che poi è stata supportata e sostenuta da figure quali appunto un tecnologo alimentare che riesce a rassicurare, appunto, valutando tutti i possibili rischi e le possibili, diciamo, problematiche da incorrere con questa modifica delle procedure di gestionali. Questo tutt'altro è un orientamento che porta poi a riorganizzare anche un servizio di ristorazione collettiva in un'ottica di riduzione degli sprechi e di sostegno proprio per l'educazione alimentare, dando valore aggiunto a un pasto che viene, diciamo, somministrato, valorizzando anche gli aspetti organolettici e quindi sensoriali, che non sono, diciamo, un aspetto da sottovalutare. E quindi mi ricollego ancora una volta al codice deontologico e alle competenze. Questo però, faccio una parentesi, è molto importante comunque il network professionale e la nostra rete professionale, perché le decisioni prese in merito a queste riorganizzazioni, se condivise con figure qualificate, con colleghi esperti, diventano comunque un vero sostegno, quindi che fanno colleganza, come era stato detto, e quindi network. Quindi tutto questo compito, quindi, come viene portato avanti? Mediante, come dicevo, attraverso diversi incarichi, oltre appunto la direzione di capitolati, anche attraverso il monitoraggio, quindi con verifiche ispettive, mi riferisco non soltanto quindi anche alle mense scolastiche, ma anche a mense ospedaliere e aziendali, perché alcune ovviamente aziende a partecipazione statale, quindi hanno capitolati, eccetera. Quindi, e l'etica professionale riguida il tecnologo alimentare, quindi in tutti, diciamo, i passaggi. Quindi la nostra figura si compone, diciamo, di piccoli tasselli che poi, diciamo, ha come l'obiettivo quello di perseguire il benessere della collettività, come era stato poi anche precedentemente enunciato. Per cui il ruolo, diciamo, si esplica in queste diverse funzioni, ma il filo conduttore è sicuramente quindi rappresentato dal codice deontologico, e quindi ne è alla base, dove le competenze che noi acquisiamo anche con gli studi sono un punto di partenza per poi, diciamo, esprimere in maniera reale quello che viene poi vissuto nel nostro percorso professionale. Quindi tutto questo vale sia in ambito pubblico che privato. È chiaro che in ambito pubblico i tempi sono diversi rispetto ad una situazione aziendale, quindi azienda privata, dove chiaramente le decisioni hanno dei tempi più stretti e i risultati li vediamo talvolta in tempi rapidissimi, cose che invece non accade con la pubblica amministrazione, poiché c'è una macchina burocratica leggermente più lenta che comunque va alimentata sempre, diciamo, facendo una previsione di quello che sarà lo scenario anche legale, diciamo, il contesto normativo e socioculturale. Quindi prendere una decisione significa anche valutare tutti questi aspetti. E quindi con questo piccolo intervento, diciamo, volevo portare un po' la mia esperienza, insomma, in ambito professionale con il rapporto con enti pubblici, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottoressa Fattore. Mi permetta una domanda, un po' così, perché sentendo, ha parlato che
e durante il periodo Covid ci sono state nella ristorazione delle misure restrittive, giusto? Pensa, ma dalla sua esperienza, queste misure restrittive per quanto riguarda la preparazione e la veicolazione del pasto erano necessarie? Posso dire, allora, io non credo, perché anche da studi scientifici fatti, diciamo, è emerso che comunque il Covid non veniva veicolato attraverso il pasto. Purtroppo ci sono state le misure straordinarie e quindi quando mi riferivo alla riduzione dei costi e gli sprechi, avendo questa possibilità da un anno e più, ho cercato di tagliare tutto quello che per me non era necessario. Quindi, e spero di aver fatto bene. Secondo un suo codice Il mio giusto codice e morale, prima ancora di essere un codice, se posso. benissimo, la ringrazio. No, io vorrei aggiungere uno spunto importante, il tecnologo con le istituzioni, giusto una piccola parentesi. Un po' di anni fa, Salvatore Velotto, stavamo al suo studio e pensava quali potevano essere altri ambiti da andare ad aggredire, se mi permettete questo termine, per trovare spazio il tecnologo alimentare. Un po' e lui pensava in queste cose dove il tecnologo non era assolutamente presente e poteva essere presente in realtà per le sue competenze, ed è come ha detto la dottoressa Favore, proprio sulla ristorazione collettiva, ma questo non per il controllo nelle mense, questo lo facciamo da sempre, ma in un altro ambito, nella stesura di un bando, di un bando d'appalto o nel controllo. Questo cosa ha portato poi? Ha portato dei tecnologi ad affacciarsi in un nuovo ambito e possiamo dire poi veramente con molta soddisfazione da parte del nostro ordine di aver portato tre tecnologi a redigere la stesura del bando di Montecitorio della Camera dei Deputati. Quindi domani, dal 1 gennaio 2023, la Camera dei Deputati mangerà secondo i dettami dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio. E credo che sia stato molto lungimirante, Salvatore, sia stato veramente molto lungimirante, perché poi quanto poi sia questa cosa una cosa positiva, cioè la lasciamo agli altri decidere. Scusate la battuta. Ma penso che non avevano bisogno di te, loro mangiano sempre la cosa buona.